dopo 9 mesi di lavoro è pronto il Palasport di Padova, il nuovo palazzetto dello sport di Padova. Palazzetto completamente rinnovato, i lavori sono iniziati nell'aprile 2009 e sono completati a gennaio 2010, il 22 gennaio l'inaugurazione. Alcune caratteristiche del nuovo palazzetto: la coibentazione esterna e interna che ha reso il palazzetto migliore dal punto di vista acustico e chiaramente dal punto di vista della riduzione della dispersione termica. Il palazzetto ha nuove biglietterie, è un edificio ricavato a fianco nella parete sud, a piano terra 5 biglietterie e a piano superiore invece gli uffici amministrativi. I servizi all'interno sono stati ricavati in maniera tale da consentire anche alle persone disabili di poter lavorare all'interno, quindi ci sono servizi per disabili. All'esterno, a circa 30 centimetri dalla precedente struttura, la struttura vecchia, sono state realizzate questi pannelli coibentanti di circa 6 centimetri di spessore. Mentre nella parete est, dove ci sono gli ingressi principali, sono state ricavate con un avancorpo questa serie di uscite di sicurezza per consentire a tutto il pubblico che sosterrà nel parterre di avere garanzia appunto nelle vie d'esodo. Tutte le facciate esterne del palazzetto sono state coibentate fino a 3,5 metri d'altezza, rivestite di colore rosso, e invece sopra con materiale coibentante, pannello sandwich di 6 cm di larghezza. Questo è l'ingresso del nuovo palazzetto, si entra e si possono subito ammirare le nuove tribune in calcestruzzo, tribuna sud, tribuna nord e tribuna est, la novità assoluta. E qui compare la visione eccezionale del nuovo palazzetto. Mila posti a sedere, parte bassa con seggioline rosse, la parte alta sopra i 2,70 m seggioline bianche. Dall'interno possiamo vedere i pannelli sandwich coibentanti nelle pareti e nel controsoffitto. Allora, questo è il materiale coibentante. La controsoffittatura è stata coibentata con pannelli sandwich da 12 cm. Le pareti interne hanno questo materiale più il pannello sandwich con lana di vetro all'interno. Le pareti esterne, che abbiamo già visto, sono coibentate con questo pannello da 6 cm. Spicca inoltre il nuovo sistema di riscaldamento e di raffreddamento d'aria, potenziato in modo tale da garantire l'esercizio delle attività all'interno del palazzetto per tutto l'anno. Nuovi fari per il gioco della pallavolo e della pallacanestro soprattutto, e possiamo anche ammirare le dimensioni del nuovo parquet. Palazzetto nuovo, perché nuovo, completamente rifatto, dimensioni notevoli. E il parquet è stato realizzato con una doppia travatura di pino sovrapposto all'altro, incrociato, e sopra il legno di 2,5 cm di spessore.
Nella parte più alta delle tribune sono state ricavate delle postazioni televisive, una nella tribuna sud e tre nella tribuna nord. La tribuna nord, una centrale e due laterali. Dotazione di servizi igienici sotto le tribune nord e sud, servizi doppi, maschio e femmina. I nuovi servizi si aggiungono a quelli già esistenti del corpo spogliatoi a piano terra. Questa è la nuova tribuna est di collegamento tra la nord e la sud. Sotto la tribuna est verranno posizionate le tribune telescopiche e dall'altra parte opposta altre tribune telescopiche per un totale di circa 250 posti. E qui siamo in posizione centrale dell'arena di gioco, arena flessibile che consente di utilizzare il campo per tutte le discipline sportive al coperto. In particolare abbiamo attrezzato l'arena con i ganci che consentono anche la ginnastica artistica e chiaramente ci sono già le segnature dei campi di pallavolo, pallacanestro e anche di calcetto e pallamano. Inoltre abbiamo segnato i due campi trasversali di allenamento per la pallavolo. Nuovo corpo spogliatoi, la ristrutturazione sta per essere ultimata. Oltre agli spogliatoi per giocare nel palazzetto sono state ricavate anche la sala pesi, una nuova sala pesi e anche una nuova sala stampa e sala incontro per la società sportiva. Sotto il tabellone segnapunti verrà posizionato un maxi schermo e il palazzetto sarà dotato di sistema wifi. L'intervento è costato complessivamente 5 milioni di euro. Ringrazio in modo particolare la Fondazione Cassa di Risparmio che ha erogato lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, la provincia di Padova che ha dato un contributo di 500 mila euro e il resto è stato messo, 1 milione di euro, dal comune stesso. Un grazie particolare alla ditta che ha realizzato i lavori, la Consta. Un grazie poi alla direzione lavori, al progettista, che sono persone del comune di Padova che hanno dimostrato eccellente professionalità.